ragione, perché mentre il terremoto non prima. Si può prevedere, le nevicate sì. Quindi il punto è che le nevicate sono uniti due eventi. Voglio solo dire una cosa. La procura parte da lì, dal manciato. Tu devi evacuare. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Io dico solo... Perché lui ha mandato lo spazio nero. Io non mi improvviso né meteorologo né sismologo né esperto di lavine. Io dico solo questo. Quel territorio ha circa, mi pare che abbiano detto, 1000 frazioni. È evidente che bisogna assolutamente permettere la libertà di movimento e di vita ad ognuno degli abitanti di queste 1000 frazioni e quindi il sistema paese deve permettere, in presenza di un preallarme di forti nevicate, di vedere che ognuno di questi sia raggiungibile, che serve anche a ripristinare le linee elettriche piuttosto che a portare le medicine o evacuare l'albergo. Il problema è quello, dipende da certi territori, in alcuni casi la regione, in altri la provincia, in altri il comune. In quel caso era la provincia. Sì, ma quello che voglio dire io, bisogna andare a vedere se di fronte al preavviso di allarme di neve che c'era, di livello altissimo, tutti quelli che avevano responsabilità dentro un sistema hanno fatto esattamente quello che si doveva fare. Secondo me non ha sbagliato anche Claudio Fusani a citare la questione dell'albergo. È vero che la mattina della nevicata e dopo le scosse hanno mandato una richiesta scritta di aiuto e lì la procura indagherà se quella richiesta di aiuto ha avuto delle conseguenze.